Gallura Live. Gallura Live. Buonasera e benvenuti in un'altra puntata di All Beyond the Talk. Come sempre al mio fianco Silvia Remita. Ciao Silvia. E la dura legge del gol. Sempre canterina. Segneranno però. Che spettacolo quando non la so, Silvia, giochiamo non la so. Noi. Non molliamo mai. Loro stanno chiusi ma non telecamera importa su di te. Chi vincerà. E poi? Me la so scritta. Perché in fondo lo squadrone siamo noi. Ti vedo positivo. Lo squadrone siamo noi. Sì, siamo uno squadrone che ha fatto un miracolo quest'anno. Buonasera a tutti. Buonasera Silvia. Sì, sì, dici, vai. Allora, continua. Questi due pareggi di questa settimana contro la Juventus Under 23 e questo giovedì passato e con Novara ieri, 1-1 per la partita con la Juve, 3-3 contro il Novara, una goleada ieri pazzesca, bellissima. Un saporino un po' amaro. Un po' di amaro, un è po' vero. Di amarognolo, ma come ho detto ieri, insomma, tutto il giorno, anche a Mister Canzi che l'ho incontrato, è stato comunque un bellissimo anno. Per cui io faccio i complimenti a tutti, a lui, ai ragazzi, allo staff, sono riusciti a far crescere la squadra bene, sia dal punto di vista professionale, atletico, ma soprattutto mentale, che era quello che probabilmente mancava un po' all'inizio, quindi io mi sento di fare i complimenti a tutti. Se possiamo dirlo, questa è la penultima puntata che ti vedrà al mio fianco, perché poi affiancherai Canzi come mental coach. Assolutamente sì. Quindi, esatto. Allora, però è vero, hai detto delle cose importanti, perché ci sono stati due pareggi e sicuramente hanno rivelato un'Olbia molto bella per una volata finale che però sarebbe dovuta essere coronata con i playoff. Non sono arrivati, ma ne parleremo, entreremo nello specifico con i nostri opinionisti, però prima ci tocca anche questa incombenza degli altri risultati. E vediamoli. Vorremmo parlare solo dell'Olbia, ma no, non si può. Quindi Albino Leffe, Pontedera 2-2, Como Alessandria 2-1, partita molto importante perché ha dato la vittoria del campionato al Como, quindi la promozione diretta in Serie B, sì, nel nostro girone. Juventus Under 23, Carrarese 1-0, stesso risultato per Lucchese Lecco. Pareggio a reti inviolate tra Pergole Tese e Gian Erminio, 1-0 esterno del Grosseto sul campo della Pistoiese, 2-2 tra Pro Patria e Livorno, 0-0 ancora tra Pro Sesto e Renate, vittoria esterna per 2-0 del Piacenza sulla Pro Vercelli. Vediamo anche la classifica, Silvio, a questo punto. Abbiamo detto si è delineata la vetta con il Como, che anche prima dell'ultima giornata ha già la promozione in mano, mentre per quanto riguarda l'Olbia, 47 punti, vediamo è distante due lunghezze dallo stesso Novara, ma soprattutto a 4 dall'ultimissimo posto per i playoff. Esatto. A 51 punti ci sono, 51 punti ci sono Grosseto, Pontedera, quindi è sfumato. Abbiamo davvero per poco. Di distanza non si riesce. Per poco, con chi ne parliamo? Con chi faremo le pulci a questa Olbia? Sempre con Gian Domenico Mele e Marcello Scano, ma i manchino fortunatamente, anche perché dobbiamo appunto analizzare entrambe queste partite. Abbiamo i anche, commenti dillo, tifosi, esatto, i, commenti dei, i commenti dei tifosi, e riusciamo a chiudere l'anno col corner di Silvia. Non avrò uno, non ne avrò due, ma ne avrò ben tre di giocatori e vedrai una formula un pochettino diversa del corner di Silvia, sempre che riprende la parte teorica e la parte pratica. Non ti chiedo chi sono, voglio lasciare no. un po' di suspense, però dico anche che avremo le parole post partita di ieri di Emerson e di Canzi. Però prima, come sempre, il servizio a cura dell'ottima Roberta Marungiu sulla partita di ieri contro il Novara. Esatto. Pubblicità e inizia finalmente All Be Monday Talk. Obiettivo playoff. Questo avevano in comune Olbia e Novara nella sfida valida per la 37esima giornata del girone A di Serie C. La partita viene accesa al sesto minuto dagli ospiti, che trovano la rete con collo del dalla distanza. I bianchi, sotto di un gol, reagiscono al quindicesimo con la bella incursione di Ragazzu. La palla finisce dentro, ma l'arbitro fischia per posizione irregolare dell'attaccante. I conti vengono pareggiati al quarantesimo, quando lo scambio Bianco-Ragazzu stavolta va a buon fine, e il diagonale in mezzo al traffico finisce regolarmente in porta. Nei secondi finali del recupero del primo tempo, però, il Novara trova il nuovo vantaggio con Buzzeguli che mette in mezzo una palla e Rossetti, ben sbarcatosi, che supera Tornaghi con un colpo di testa. Nella ripresa i gaudenziani sfiorano il gol del 3-1 con la conclusione di Panico che si infrange sulla traversa, ma al 60esimo Bianco addomestica un pallone non facile con la suola e fa partire un tiro che finisce sotto il 7, che vale il quinto gol di una splendida stagione.
I bianchi si rifanno sotto per la seconda volta, ma non c'è neanche il tempo di festeggiare perché un minuto dopo il Novara torna in vantaggio con il secondo colpo di testa vincente di Rossetti che batte Tornaghi sul suo palo mettendo a segno la doppietta personale. Le emozioni però non sono finite, con l'Olbia che ha la forza di rialzarsi per la terza volta al 79esimo quando il classe 2003 Belloni mette a segno il primo gol tra i professionisti con la maglia della squadra della sua città. I galluresi ci credono e continuano a spingere anche nei minuti finali, sfiorando il gol della vittoria con Altare all'85esimo, ma la sua girata viene bloccata in due tempi da Lanni. Per i bianchi il sogno di prolungare la stagione finisce qui, al triplice fischio di una partita combattuta, spettacolare ed emozionante. L'ultimo capitolo di una stagione già consegnata alla storia si giocherà domenica 2 maggio a Grosseto. Gallura Live. Gallura Live. E dunque buonasera, ben ritrovati come detto a Olbia Monday Talk. Abbiamo appena visto il servizio del pareggio di ieri dell'Olbia contro il Novara. Un bel pareggio, 3-3, tanti gol che commenteremo, ma partiamo inevitabilmente dal risultato, perché serviva una vittoria per coltivare il sogno dei playoff per la Serie B. Era qualcosa di storico, sarebbe stata la prima volta per l'Olbia, rimandata quantomeno al prossimo anno. Gian Domenico Mele dalla Nuova Sardegna. Ciao Paolo, ciao, e buonasera ai telespettatori. Ciao Marcello Scano, telecronista di Eleven Sports. Ciao e buonasera a tutti. Mi piace mantenere le abitudini, come sempre la prima domanda l'ho fatta a te, quindi anche in questo caso, che partita hai dovuto commentare, raccontare, che partita è stata? Ma molto, molto vivace, molto divertente sin dalle prime battute. Secondo me il Novara è venuto comunque molto, molto agguerrito anche da un punto di vista atletico, stavano molto bene, hanno aggredito subito la partita, dopodiché sono stati sempre bravi a riandare avanti ogni volta, e lì magari forse l'Olbia leggermente poco attenta nel riuscire a sfruttare anche l'inerzia di chi ha pareggiato, si è andata sempre a rincorrere in questo caso. Però a prescindere da tutto, secondo me è una grande prestazione di cuore e di chi comunque voleva, come hai ben detto in apertura, coltivare realmente un sogno, e ci ha provato fino agli ultimi secondi. Siamo nella retorica, è giusto dire che sono state due partite, una durata 6 minuti, l'altra invece quando è arrivato il vantaggio del Novara, che ha scombussolato sicuramente le carte in regola di Canzi e che ha dovuto rivedere i piani per la sua Olbia. Guarda, mi sento di dire è stata una partita da playoff tra due squadre che meritano i playoff, delle quali una, l'Olbia, non li farà per motivazioni che poi magari sviscereremo nel corso della trasmissione, e una squadra, il Novara, che potrebbe fare. Però vedi, questo pareggio ha messo in bilico anche lo stesso Novara, che deve aspettare. Quindi rischiano tutti e due di non fare i playoff. Secondo me questo dà, diciamo, il senso di un campionato, secondo me, di alto livello di spessore nonostante tutte le difficoltà. E la partita ieri è stata, sai, quelle classiche partite dove hai tante partite all'interno della stessa partita, dove ci sono stati inevitabilmente diversi aggiustamenti tattici nel corso della partita, dove secondo me Canzi ha dimostrato ancora una volta nel corso di questo campionato, e secondo me questa è stata una
un segno comune di tutta la stagione dell'Olbia di avere in mano la squadra, e la squadra ha risposto molto bene. E poi certamente ci sono stati, in un 3-3 ci sono stati errori difensivi, ci sono stati grandi giocate, ci sono stati grandi gol, e poi forse un piccolo rimpianto, perché a mio avviso nel corso di tutti i 95-96 minuti della partita l'Olbia qualcosina in più l'avrebbe meritata, quindi poteva starci anche quel 4-3 che ci avrebbe fatto cullare il sogno ancora per una settimana. Inevitabilmente così non però è stato. Hai parlato di più partite, avete parlato di più partite, delle scelte di Max Canzi. Io direi di sentire a questo punto il diretto interessato con il nostro contributo, le sue parole nel post partita di ieri. Era una partita che dovevamo vincere entrambi, perché il pareggio rischiava di non essere sufficienti. Per noi infatti non lo è stato, perché matematicamente non abbiamo più la possibilità di fare la fase finale, e per loro comunque è molto complicato, perché comunque c'è ancora una partita e il Grosseto ha due punti in più, quindi era normale che tutte e due provassimo a vincere. Spiace, perché i ragazzi, credo che oggi chi ha visto la partita ha visto, sono stati veramente commoventi, non hanno mollato di un centimetro e non hanno mollato di una frazione di secondo, quindi siamo arrivati fino alla fine a provare a giocarci questo 4-3, abbiamo avuto occasioni continue e costanti fino alla fine, quindi un vero peccato, perché credo che meritassimo un po' di più oggi sicuramente. Dare voti non fa parte del mio mestiere, fa parte del vostro mestiere. Io quello che posso dire, quello che ho detto ai ragazzi, è che sono molto fiero di loro e che gli avevo chiesto, dopo che praticamente avevamo raggiunto la salvezza quasi matematica con la Carrarese, gli avevo detto che avevamo davanti una possibilità straordinaria e che non dovevano alla fine comunque avere rimpianti. E credo che oggi possiamo dire che non abbiamo rimpianti, perché ci abbiamo provato fino all'ultimo momento, anche così, in virtù del fatto che qualcuno poteva pensare che fossimo appagati. Credo che tutto si può dire di questa squadra tranne che utilizzare l'aggettivo appagati. Abbiamo sentito dunque le parole del mister dell'Olbia, che ha messo molte carte sul tavolo, ha detto sicuramente non ha nascosto la delusione per il traguardo che non è arrivato, ma ha preferito parlare della squadra, dell'impegno che ci ha messo la squadra, giustamente anche ha parlato molto da allenatore. Però prima di andare indietro, cioè analizzare l'intera stagione, io mi fermerei a questa partita contro il Novara e ti chiedo, Marcello, se quindi al netto di quello che si è visto parleresti più di demeriti dell'Olbia o meriti di un avversario di alto livello? Ma insomma, si sono, come ha detto giustamente Canzi, si sono battute veramente all'ultimo sangue. L'Olbia però ha avuto il merito di non farsi mai abbattere, come dicevo anche prima, dai nuovi vantaggi del Novara ogni volta, ecco. Quindi lì sicuramente ha dimostrato veramente una solidità mentale che all'inizio non aveva. Quindi è una partita che sicuramente, sia da un punto di vista tecnico, perché abbiamo visto l'ennesimo gran gol di Bianco, che rappresenta l'evoluzione di questa squadra, secondo me, dall'inizio a oggi, proprio la incarna come calciatore. E poi anche oltre il punto di vista tecnico, dall'aspetto mentale, che probabilmente questa partita nel giro d'andata l'avresti persa. Invece così non è stato. Se non fosse stato appunto per una questione di giocarsi proprio i playoff con l'obbligo di vincere, probabilmente questo pareggio sarebbe stato comunque accolto molto bene e sarebbe stato un bel pareggio. Però, come si suol dire, l'appetito è venuto mangiando, e quindi a un certo punto, facendo tanti punti per salvarti, hai capito che potevi giocarti questa possibilità. È stata comunque una stagione da record per l'Olbia e per Canzi, quindi merito a lui e allo staff. Però si voleva ambire a qualcosa di più e si vede insomma, è quasi, passami il termine, forse un po' ingigantisco, ma quasi straziante, perché si vede che Canzi credeva in questa cosa, è fiero veramente della squadra e secondo me fa bene, e spero che si possa ripartire
da questa stagione. Ma anche perché essere delusi per un risultato del genere, dopo una stagione del genere, vuol dire che l'asticella si è alzata, le aspettative si sono alzate e quindi l'Olbia ha dimostrato di poter davvero ambire più che una salvezza sicura. Gian Domenico, vedevo infatti che annuivia, sì, le parole di Marcello. A parte che condivido in toto il ragionamento di Marcello, soprattutto a partire da Biancu, ne approfitto, anzi scusami questa cosa, per fare i complimenti, sì, a, ormai Marcello, far tutto. A Marcello per la sua telecronaca su Eleven Sports. Veramente gli faccio, grazie, complimenti per tutta la stagione, perché insomma ho visto diverse partite su Eleven Sports, visto che la mia presenza al Nespoli, sì, sappiamo che c'era un tabù, non dirlo neanche, esatto, perché potrebbe portare, non portava particolarmente bene, però speriamo che dall'anno prossimo si inverta un po' la tendenza. Però devo dire, sempre altissima qualità per quello che può contare, il mio parere. Sì, tra l'altro, parere. Tabù allo stadio, ma non qua, perché vedo che nel palinsesto di Gallura Live sei sempre presente, sì, in tutti, no, i programmi. Sei il nostro. Io invece lascerei perdere questo. Sì, aspetta, se dico. Tornando, esatto, tornando invece alle questioni tecniche, ecco, questo aspetto mi ha colpito, perché io non avevo visto l'intervista del mister, mi è sembrato realmente commosso. Quindi c'era proprio anche la sua commozione, non soltanto proprio nelle sue parole e nel suo di solito è scanzonato, anche nelle sconfitte, molto, invece proprio sembrava veramente commosso. Nella mimica facciale. Dice. Esatto, sì, anche nel modo che aveva di scandire le parole. Quindi certamente è stata una partita dura quella di ieri, perché appunto ha avuto un susseguirsi di grandissime emozioni e niente, vediamo se questa commozione... non vorrei che fosse il preludio di un addio, speriamo di no, perché secondo me poi, certo, se dovesse fare un salto di categoria, venisse chiamato da qualche altra squadra, se lo meriterebbe, però secondo me Canzi quest'anno ha creato veramente le premesse come gruppo, come qualità del gioco, come identità tattica della squadra per aprire un ciclo, a mio avviso, proprio un ciclo tecnico con la società, con un allenatore a mio avviso di grandissimo livello, perché come abbiamo detto diverse volte, passare dalla primavera, seppur primavera, di una squadra di Serie A ad allenare una squadra di Serie C in un campionato così complicato è difficile, e lui ha dimostrato di saperci stare alla grande. Secondo me, io ho visto francamente quest'anno in certe partite la miglior Olbia da diversi anni a questa parte, proprio come gioco, come identità tecnica. Quindi faccio i complimenti al mister, spero che si apra un ciclo e niente, tutto quello, l'Olbia secondo me proprio un flash, la salvezza è qualcosa, diciamo, non è mai qualcosa di scontato, però è qualcosa che questa squadra doveva ottenere per forza, per qualità tecnica, per importanza dell'organico, eccetera. Però giocarsi i playoff fino alla fine, secondo me, è qualcosa che ha alzato, come diceva Marcello, l'asticella e ha reso questa stagione speciale, a mio avviso. Allora, mi fa piacere perché con questa hai esaurito il bonus della risposta lunga del tempo. Che hai, no, pensavo tutto il tempo, non parlo no, più. No, tutto il tempo, no. Okay. Dici bene perché hai parlato di Canzi. Allora, Canzi in conferenza nel post partita ha risposto anche alla domanda sul suo futuro, ha detto insomma che la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Sardegna e a Olbia, quindi sicuramente avrà sentito anche il tuo appello, speriamo, potrebbe essere, speriamo, un incentivo in più. Io direi quindi di rimanere sempre sui protagonisti, perché abbiamo anche le parole di Emerson, il decano di questa squadra, che è anche lo stacanovista di questa squadra, perché questo ha saltato solamente due partite, non è scontato, anche considerato che è arrivato qui dove si parlava più della sua età che di lui in campo, però vediamo, ha parlato sia della partita che della stagione. Ci è rimasto un po' di amaro in bocca, siamo arrivati lì ad un passo, anche al 93esimo abbiamo avuto un'occasione per vincere, per mettere un mattoncino verso i playoff, e purtroppo è finita così, è finita la nostra possibilità di entrare tra le prime 10, ma sicuramente c'è soddisfazione, c'è felicità per questo raggiungimento di una salvezza più che tranquilla, con alcune giornate di anticipo. Rammarico rimane sempre quel filotto di sconfitta che abbiamo avuto nelle due parti di stagione, all'inizio e al ritorno delle vacanze, dove non meritavamo sicuramente di perdere tutte quelle partite, ma il calcio ti condanna e per qualche episodio siamo stati puniti.
rammarico un po' solo per qualche punto lasciato per strada, perché magari oggi potevamo essere più tranquilli e giocarcela l'ultima giornata ancora un posto in playoff, che sarebbe un traguardo importante per questa società e sicuramente per il gruppo, per quanto è stato fatto durante la stagione, soprattutto in questo Tour de Force dove abbiamo perso qualche giocatore per il Covid, qualche infortunio, ma sicuramente guarderemo il bicchiere pienissimo, da come ci eravamo lasciati 9 partite fa, a trovarsi una salvezza 3 giornate alla fine è molto bello. Erano parole del Puma Emerson dopo il Bianovara. Marcello, cosa leggi nella sua sintesi della stagione? No, beh, leggo anche nei suoi occhi un po' di commozione, come aveva giustamente anche notato Gian Domenico per quanto riguarda Canzi. Questo fa capire che comunque questa squadra, secondo me, è stata proprio all'insegna dell'unione, anche merito sicuramente dei senatori, di calciatori con più esperienza come Emerson e anche altri, e probabilmente anche poi a un certo punto molti ragazzi giovani sono riusciti a mettersi, a calarsi un po' di più nella parte, e c'è stato veramente, secondo me, una forza di gruppo importante, perché come diceva giustamente anche Gian Domenico, non è mai scontata la salvezza. È chiaro che poi c'era la voglia di giocarsi qualcosa in più, ma io mi sono ritrovato anche per motivi di lavoro a studiare anche gli altri gironi della C. Ci sono squadre che sono rimaste impelagate, come l'Arezzo, che a un certo punto con ambizioni diverse poi si trova lì a rischiare di scendere in Serie D, quindi poi non è mai veramente scontato riuscire a riemergere. Questa squadra ci è riuscita e poi poteva giocarsi qualcosa in più. Ha detto giustamente Emerson, ci sono state le partite soprattutto all'inizio del girone d'andata e all'inizio poi del girone di ritorno dove hai perso delle partite ma anche pareggiate. Ricordiamoci che questa squadra di tutti e 3 i gironi è tra quelle che ha pareggiato di più, quindi su 60 squadre, forse 59 squadre, l'Olbia insieme a altre 2 se non sbaglio è quella che ha pareggiato di più, 17. Ma proprio sui pareggi, 17 è una questione molto cara a entrambi, ma ricordo in particolare Gian Domenico ci è tornato più volte ieri sulla domanda per quanto riguarda i pareggi. Canzi è stato caustico, ha detto vincendo tutte le partite avremmo vinto il campionato, però insomma era un modo per dire che i 47 punti sono frutto conquistati, sono frutto sia delle vittorie che dei pareggi, quindi forse non sempre sono state vittorie sfumate. Sì, no, ma la questione pareggi parte da un dato statistico, con ovviamente con i 3 punti a vittoria fare troppi pareggi ovviamente è penalizzante, è del tutto evidente questo, quindi bastava, è chiaro che dal punto di vista statistico bastava qualche vittoria in più rispetto ai pareggi e chiaramente saresti stato già in zona playoff. Poi questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché poi ogni partita ha il suo andamento. Diciamo che forse se vediamo una costante in determinate partite è stata che l'Olbia è stata ripresa dopo condizioni di vantaggio. Secondo me il vero rimpianto probabilmente di non potersi giocare i playoff all'ultima partita, se proprio devo essere sincero, non è la partita di ieri, ma la partita di giovedì ad Alessandria con la Juve Under 23, dove l'Olbia aveva la partita dopo il gol del vantaggio sostanzialmente in pugno e poi anche là c'è stato un episodio che l'ha riportata sull'1-1, quelli erano 3 punti che sarebbero stati fondamentali. Quindi sì, diciamo che l'Olbia ha avuto un percorso, secondo me, anche tecnico e tattico. Emerson, secondo me, è l'emblema di questo percorso, perché ricordo che l'Olbia ha iniziato con la difesa a 3. La difesa a 3, secondo me, in parte era dovuta a un atteggiamento, diciamo, non di sfiducia, ma di protezione di Emerson, visto comunque le sue caratteristiche tecniche da parte di altri 2 difensori centrali. Poi l'evoluzione è stata una difesa a 4, è stato l'inserimento del trequartista con la crescita di Bianco, che di fatto ha superato nelle gerarchie Marigosu, che era potenzialmente quello a inizio campionato, che poi ha giocato anche Gian Donato spesso in quel ruolo. Poi è arrivato Ragazzo, poi c'è stata la crescita di Udo ai danni di Cocco. Quindi i campionati e le squadre si evolvono, quindi cambiano nel corso della stagione.
Quindi i risultati sono un dato di fatto, e poi però c'è il percorso. Secondo me l'Olbia ha avuto un percorso di crescita e poi di maturità anche nelle scelte tecniche e tattiche che ha portato a sfiorare i playoff. Ci sta, a mio avviso. Però hai parlato di percorso, ma hai citato anche il pareggio di giovedì Sì. scorso contro la Juventus Under 23. Adesso vediamo il servizio, ma prima ti chiedo, Marcello, se la pensi anche tu come Gian Domenico, che si Sì, poteva chiedere di più. io ti do questo flash. Secondo me l'Olbia aveva l'occasione di ammazzare la partita a un certo punto. C'era la Juventus veramente barcollante dopo il gol del vantaggio di Bianco. E lì è mancato lo spunto per ammazzare la partita, anche perché poi Zauli ha avuto il merito, che è il mister della Juventus Under 23, di correggere qualcosa, e lì poi la Juventus è riuscita a raddrizzarsi un attimo. È stato un peccato quel momento lì, secondo me. E vediamo quello che ci ha detto nel servizio, sempre indovinate a cura di Roberta Marungiu. Al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Under 23, l'Olbia recupera l'ultima delle partite arretrate e si rimette in pari con il numero di gare disputate. Contro una delle migliori compagini del girone, i bianchi hanno un avvio fulminante. La prima occasione clamorosa, infatti, viene registrata al terzo minuto, con Udoh che in velocità si libera di Alcibiade e tutto solo davanti a Israel colpisce a botta sicura la palla, che termina però sulla traversa da pochi passi. Quasi al quarto d'ora rispondono i bianconeri con la conclusione di Aké, respinta sulla linea di porta da Arboleda. Al 21esimo, Altare si complica la vita da solo e si fa recuperare sul fondo da Rafià, che prosegue pericoloso saltando Tornaghi e calciando in porta. Stavolta è provvidenziale l'intervento di Cadili. Al 40esimo si rivede l'Olbia in avanti con Udoh, tiro in porta, ma Israel respinge. Rispondono i padroni di casa 2 minuti dopo con il lancio in profondità verso Aké, che trova solo l'esterno della rete. Del ritorno dagli spogliatoi, l'Olbia va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con il solito Bianco dalla distanza, Israel si butta ma la palla è dentro. Al 54esimo i bianchi potrebbero mettere in cassaforte i 3 punti, ma la seconda traversa della partita dice di no a Ragazzu. Al 69esimo, ennesimo strappo di Udoh che arriva alla conclusione, ma Israel si oppone. La partita sembra ormai scorrere senza altri sussulti, ma i bianconeri trovano il pari all'81esimo con la conclusione di Compagnon, deviata sfortunatamente di testa da Arboleda. Al triplice fischio arriva un pari che va a sommarsi ai precedenti 6 risultati utili consecutivi per i ragazzi di Canzi. Torniamo in studio, abbiamo visto dunque le immagini della penultima partita giocata dall'Olbia. Ti senti, insomma, Gian Domenico, immagino, di confermare quanto detto? Totalmente, Totalmente. totalmente in sintonia con Marcello. Però vi chiedo, in proposito, parliamo dei singoli, perché Ma le pagelle, già hai Juventus, già no, quasi le pagelle, le vorrei tenere di per il quale finale. partita però, perché sennò. No, accomuna un singolo che accomuna tutte e due le partite. Parlo di Bianco. Ah, vabbè, Perché grazie. nei due pareggi abbiamo visto due Eurogol di Ti Bianco, piace vincere due facile. reti alla Bianco, direi, Vabbè, no, ormai. no, non Sì, credo sì. che abbia fatto gol brutti No, quest'anno. assolutamente. Nel Ne stavamo senso, parlando prima. ormai Sì. si può, so, Esatto, un capacità commento, balistica chiedo proprio un commento, stavolta lo devo dire a te, Marcello, flash. Ma che dire, ti ripeto, è l'emblema di questa squadra Bianco. Si aspettava da, credo, almeno un paio d'anni l'esplosione di Roberto Bianco, e adesso, insomma, C'è stata. ce la si gode volentieri. Stiamo parlando comunque di un ragazzo che deve fare 21 anni, se non le ha già fatte sono un 2000. Parto da lui per fare una piccola cosa, anche se mi hai chiesto un commento flash, ma ti dico, come diceva Gian Domenico, spero che rimanga veramente il più possibile questo gruppo, per come è finita l'annata, per come ha dimostrato di essere compatto. Chiaramente, se devo dire un'opinione strettamente personale, spero che Bianco possa avere addirittura una chance, in Serie A, se Cagliari dovesse rimanere in Serie A, anche perché poi non ci nascondiamo, sappiamo benissimo che, usando un brutto termine, l'Olbia è un po' ostaggio di quello che capiterà al Cagliari. Però a questo punto mi dai l'assist prima di chiamare in causa al mio fianco Silvia Remita, e quindi capire anche sui social cosa hanno detto i tifosi. Vi chiedo una risposta secca e un tweet per argomentare. Improvvisatevi il DS Tatti adesso a fine campionato, dovete insistere su due giocatori diversi, due tipologie di giocatori che hanno fatto molto bene, due giovani che hanno fatto molto bene quest'anno, Bianco o un Altare. Da Da trattenere? trattenere, chi tratterresti tra i due? È In un tweet. dura, ma
A questo punto ti dico altare. Dipende dalla posizione del Cagliari. Se il Cagliari resta in A, altare. Se il Cagliari va in B, bianco. Bene, Da trattenere all'Olbia, eh? da trattenere. Beh, cioè, sì, Sì. tanto nel tweet credo ci fossero ancora un po' di caratteri disponibili. Adesso pubblicità e al mio fianco Silvia Remita. Gallura Live. Gallura Live. Gallura Live. Torniamo, Olbia on the Talk, telecamera su Silvia. Come giusto che sia, scusami. Allora, partiamo subito con i commenti, ovviamente super positivi. Andrea Antona, questa squadra merita solo applausi, quindi ci dà un'idea che l'atteggiamento, diciamo, generale del pubblico a casa sia sia di positivo. molto Sì. positivo, Ecco, insomma. squadra, parlavano di squadra. Vediamole, ma giusto di sfuggita le pagelle. Non soffermiamoci troppo Sì, su. anche secondo me. Vero, chiudiamo proprio il discorso. Andiamo a valutare quelle che sono state le prestazioni. A te, Marcello Flash, Una che cosa è chiedo. sicura, una cosa è sicura. Non siete di manica larga, con le pagelle qua Quello a Gallura Live. mai. Ho messo appositamente, abbiamo fatto mettere il migliore, ma non il peggiore, se di peggiore si può parlare. Insomma, lo chiedo a voi, veloce. No, beh, secondo me almeno mezzo punto qua e là, ampio a tutti, perché Alla fine sono dell'anno, dai. veramente striminzite a mio modo di vedere. Però dai, il migliore è sicuramente Bianco. 7,5 a Bianco e 7 a Belloni, cioè 6 e mezzo a Belloni, Adesso ne gol parliamo, ne all'esordio, parliamo, cioè ragazzi. ne parliamo. Allora, andiamo avanti con Roberto Mette. Quanti gol Sardi quest'anno? E qui vi faccio l'assist e ovviamente sono molto dispiaciuto. Va, Silvia, te l'ha messo lì. Parliamo di Belloni, ma non solo. Vi do giusto un dato, sono andato a cercare i Sardi nell'Olbia, contando anche Emerson, che Emerson ha la presenza nella nazionale sarda, sono 17. Quindi sicuramente, non so se rappresenta un unicum nel girone, ma penso di poter dire di sì. Quindi tanti 17 i gol sardi, complessivi. no, No, 17 sardi. sardi Ah, 17 sardi, ok. all'interno dell'Olbia, però in effetti parliamo dell'Olbiese che finora al pari di La Rosa si è mostrato di più. Ieri sicuramente Belloni con il gol del 3-3 che negli ultimi minuti ha dato anche la speranza Voilà, alla finale. Marcello le settimane scorse lo chiamava. Avevamo chiamato due cose: il gol su punizione di Luca La Rosa e il primo gol in Serie C di Belloni. E una cosa l'abbiamo presa, soprattutto lui ci teneva perché l'ha visto, lo vedevamo, insomma, il giocatore si è sempre dimostrato pronto. Il ragazzo l'abbiamo anche visto qua, uno quadrato, uno molto serio, una persona veramente un bravo ragazzo. Ricordiamo che ha il record del 2003, Sì, esatto. il primo 2003 che è esordito in Primo Italia. 2003 che, esatto. Niente, Belloni secondo me può fare, glielo auguriamo, può fare il percorso di Roberto Bianco forse un po' più veloce. Cioè mi sembra che rispetto a Bianco, che forse era un po' più timido, lui abbia proprio quella. Beh, il gol di ieri lo Ecco, dimostra, sul ha gol, tutte le tu caratteristiche che l'hai sue. telecronacato, Marcello, mi dici, non è stato un gol banale sicuramente, un gol che serviva, insomma, serviva un po' di personalità per buttarsi su quel pallone e Anche perché provarci. Mancino ha fatto un gran gol di Ecco. destro, quindi non per niente, innanzitutto non è sicuramente banale Allora, per prima questo. di farti rispondere, perché sul tema Belloni piace al nostro pubblico, ancora un attimo di pubblicità e torniamo in studio. Gallura Live. Gallura Live. Torniamo in studio, ci eravamo fermati su Belloni. Marcello, a te la parola. Sì, come dicevo prima, appunto, un gol sicuramente non banale perché ha segnato di destra lui Mancino, ma poi in generale ha dimostrato anche nelle scorse settimane, quando è stato chiamato in causa, di entrare sempre in partita con la cattiveria giusta agonistica e di avere anche coraggio nelle conclusioni. Quindi mi riaggancio anche a quello che ho detto prima, chissà che magari Bianco possa avere una chance anche al doppio salto, avere la possibilità di approcciare una stagione al Cagliari, però l'Olbia si ritrova un Belloni in casa, pronto a, perché no, fare una stagione da protagonista la prossima.
Poi il fatto che sia olbiese è sicuramente un quid in più. E a proposito di olbiesi, sentiamo. Tifosi olbiesi. Gavino Scano. Complimenti a tutti, società, mister e giocatori. Siete usciti fuori da situazioni difficili, risultati, Covid e altro. Vi siete tolti la soddisfazione di giocare alla pari con le migliori squadre del girone. Direi anche di averle battute. Luca Belloni, gran bel giocatore, ma bravissimi anche tutti gli altri. Risponde come commento anche Giovanni Norbert Mura. Troppe cose andate storte all'Olbia quest'anno, che tu hai nominato. Io sono un appassionato delle leghe minori, a inizio stagione mi ero sbilanciato, avevo pronosticato un'Olbia da vertice. Non è andata così, però sono convinto che l'Olbia non sia inferiore al Como, che oggi brinda per la promozione. Beh, innanzitutto il Como l'abbiamo battuto, 3-0 in casa. E voglio dire, abbiamo battuto la squadra che è stata promossa in Serie B. Sei sceso anche tu in campo, non ti ho visto. Non ti ho visto. No, mi sento partecipe di quella grande vittoria. Era il quarto uomo. Poi ripeto, ascoltando la telecronaca in Marcello, sembra di essere in campo. Quindi anch'io mi sono sentito in campo. Se la cava sempre. E poi sì, cioè, ci sta che ci siano due differenti. Noi siamo qua per fare dei commenti, diciamo, certo, tra virgolette, tecnici, razionalizziamo. Il tifoso vorrebbe sempre avere... quindi magari ci può essere in qualche tifoso la delusione per non aver raggiunto i playoff, anche perché, cioè, ti vedi quantomeno una partita in più, quindi c'è quel pathos. Cioè. Però secondo me, insomma, è una stagione per cui bisogna essere abbastanza soddisfatti, come ho già detto. Anche perché 2 mesi fa leggevamo commenti di tutt'altro genere. Esatto. Roberto Soggiu, rimane l'amaro in bocca per non poterci giocare tutta a Grosseto, ma considerato il fatto che siamo stati tutta la stagione dentro i play-out, va bene lo stesso. Sono stati 2 mesi entusiasmanti che ci hanno fatto sognare e sentire maggiormente la voglia di essere in tribuna a sostenerli. Sì, perché c'è solo l'Olbia, tutto il resto sono solo scuse per chi non l'ama davvero. Perciò ringrazio i mister, ragazzi e società che ci hanno regalato ancora un anno di Serie C. E ci ha ricordato anche che manca l'ultima partita contro il Grosseto. Certo, e tra l'altro l'Olbia sarà... decisiva, dire, sarà sì, determinante. Per il destino del Novara. Esattamente. Quindi ironia questa sarà una cosa... Il rammarico, poi io ho notato questa cosa preparando la partita, il rammarico è che comunque, abbiamo sempre detto qua nel corso di questi mesi, l'Olbia poteva essere veramente una mina vagante nei playoff e dovesse passare il Novara, siccome lo sarà il Novara. L'anno scorso il Novara si è trovato a fare i playoff, la prima la pareggiò in casa con l'Albino Leff e poi vinse una serie di trasferte incredibili, un percorso che sarebbe probabilmente toccato più o meno simile all'Olbia, che eventualmente facendo i playoff avrebbe dovuto giocare sempre in trasferta, ma questa squadra poi ha dimostrato effettivamente di poter andare anche dar fastidio alle grandi in casa loro, così, insomma, ha vinto con Renate, eccetera. Quindi il rammarico è certamente questo. Prendo dal commento di Soggiu per dire comunque anche complimenti anche alla società, perché poi adesso è semplice, insomma, decantare i meriti, eccetera, però a un certo punto, insomma, nessuno ha mandato via nessuno, ecco. Quindi questo è stato sicuramente un esempio anche per chi a volte per la troppa fretta si è complicata una stagione, tipo il Novara che aveva mandato via Banchieri, si era affidata a un tandem di due allenatori e poi ha fatto tornare Banchieri per fare la stagione che alla fine ha fatto. Ed è anche un'esperienza che aveva vissuto sulla sua pelle l'Olbia nelle precedenti stagioni. Sicuramente il presidente e il direttore sportivo hanno saputo imparare, insomma, dalle esperienze, e questa volta è stata molto decisiva la riconferma di Canzi, lo stesso allenatore l'ha spesso sottolineato anche ieri. Cioè, hai detto, Marcello, l'Olbia poteva essere la mina vagante dei playoff. Se possiamo vedere la classifica, che mi farebbe molto piacere. Beh, chiedo, se poi la vediamo, possiamo, vai. Possiamo, eccola qua, eccola qua. Giando, ti chiedo davvero, davvero veloce, perché poi voglio sentire Silvia. Chi è la squadra, devi essere cattivo, la squadra che non merita i playoff, la squadra che non ci fa niente tra quelle 10? Niente, oggi è diventato me. No, ma questa, devo dirlo, è una oggi domanda... Si è impersonificato in Silvia. Sei la sua musa ispiratrice. Allora, sì, responsabilizzato, perché è una domanda che mi ha suggerito Ilenia, allora, Giannioni. Sulla base, poi a te Ilenia farò i complimenti, l'ultima trasmissione per il vostro lavoro durante l'anno sulla Nuova Sardegna e l'Unione Sarda, con una petizione da tifoso per l'anno prossimo per i due quotidiani. Visto che sono un collega lo posso dire, ma lo faremo la settimana prossima. Io ti dico, telegrafico, immagino come stato di forma Juventus Under 23 come squadra in sé rispetto a quella che ho visto Albino Leff. Albino Leff, va bene, curioso.
No, stavo guardando anch'io, ho detto vediamo come... Cosa diresti? Sulle quali non punterei una fiche, che secondo me non meritano, diciamo, di stare all'interno delle squadre a playoff, ho capito bene, sì, la domanda. Benissimo. Volevo vedere, ma non niente. Sì, la classifica, perché sanno che mi piace molto, quindi tanto me la tolgo. Sì, al di là della classifica, proprio per le partite che ho visto. Juventus Under 23 mi è sembrata giù di... ripeto, il rammarico è che l'Olbia avrebbe potuto vincere, secondo me, là, e forse l'avrebbe anche meritato. L'Albino Lef l'ho vista al Nespoli, quella partita, diciamo, l'unica sconfitta, credo, nel ciclo, nell'ultimo ciclo, se non erro, giusto? È una partita dove, sì, è una squadra accorta, una squadra fisica, ma l'Olbia, secondo me... Non ti ha colpito particolarmente? No, assolutamente no. Quindi se dovessi giocare una fish su due squadre che se ne vanno via fuori, giocherei su quelle due. Ovviamente... una delle due sarà promossa in Serie B, visto che quest'anno ne ho azzeccate poche. Occhio a Lecco, che ha strapazzato il Como nei derby andata e ritorno. Poi c'è sempre un fattore, secondo me, in generale, che è quello di, per esempio, la Pro Vercelli, che adesso un po' ha mollato, perché poi si è trovata, insomma, lì, tra virgolette, quasi a non giocarsi più nulla, perché ha perso terreno, aveva delle partite da recuperare, non le ha gestite bene. E quando tu ambisci a qualcosa di importante, poi ti ritrovi lì, in questo momento è terza in classifica, potrebbe anche scendere a quarta posizione, e poi perdi qualche stimolo, e magari alle prime difficoltà durante gli scontri diretti potrebbe veramente deludere, ad esempio. Parola futuro. Allora, Luca Sau, io comunque non riesco a scegliere, non lo so, perché ci sono delle... Sì, però forse con Gian Domenico per la Juve Under 23 potrei essere d'accordo. Luca Sau, avete chiuso una stagione da incorniciare, alcuni si sono consacrati, altri giovanissimi sono cresciuti, ma soprattutto nell'atteggiamento siete stati encomiabili, giocando a viso aperto contro chiunque, raggiungendo l'obiettivo stagionale, facendo record di punti. Dispiace tanto aver perso una stagione così, ma possiamo solo ringraziarvi per quello che avete fatto. E qui mettere il punto sul... titoli di coda anche da un tifoso che ha spesso scritto, esatto, di Olbia Monday Talk, quindi ci fa piacere. Sottolineerei appunto il record di punti, perché sì, così sì, non aveva vero, mai vero. Chiuso, mi pare. Credo sia stata una... poi spero che, insomma, lo avremo qua e potremo parlare l'ultima trasmissione. Credo che quest'anno sia stata una consacrazione anche a livello di dirigenza della Serie C per il presidente Marino. Innanzitutto è consigliere di Lega, il che è una cosa sempre importante, perché a livello di politica del calcio puoi contare. E poi sottoscrivo quello che ha detto Marcello, la società è stata veramente matura quest'anno, ci sono stati momenti difficili, li abbiamo sottolineati, dove l'allenatore non è stato mai messo in discussione, ma non sulla base, sai, delle cose di delle dichiarazioni di facciata, ma sulla base della constatazione. E poi nei momenti però di grossa difficoltà il presidente, chiudo telegrafico, è stato capace di spronare la squadra, di usare le parole giuste, di dare anche qualche simbolico schiaffo ai giocatori, e questo è servito. Quindi complimenti, secondo me, anche alla società. Nell'anno del Covid. Esatto, che non va sottolineato. A sottolinearlo sempre. Senza pubblico. Anticipo che queste parole, insieme ad altre osservazioni, le potrete fare al presidente Marino, che quasi sicuramente sarà nostro ospite speciale nell'ultima puntata, dopo l'ultima partita di questa stagione. Se non ci sono altre considerazioni da parte dei tifosi, vi posso salutare. Posso finalmente lasciarvi stare dopo tutte queste domande. Gian Domenico Mele dalla nuova Sardegna, grazie. Grazie a te Paolo e grazie ai telespettatori. Grazie a Silvia. E grazie Marcello Scano, come sempre. Era l'ultima per te, era l'ultima telecronaca dal Nespoli di quest'anno. Esatto. Com'è stato? Beh, divertente, ti ripeto, è stato bello comunque chiudere commentando 6 gol. Sarebbe stato meglio commentarne 7, però è andata così. Grazie anche a te, Silvia Remita. Per te era l'ultima volta allo stadio da speaker. Sì, un po' di tristezza. Quest'anno sì, vedevo anche te particolarmente commossa. Però ricordiamo che c'è ancora un appuntamento lunedì prossimo, dopo la partita, dopo la trasferta a Grosseto, sempre qui su Gallura Live, Olbia Monday Talk. E tra pochissimo col mio corner. Buona serata. Gallura Live. Gallura Live.
Buonasera e bentornati al corner di Silvia. Finalmente riusciamo a concludere quello che è stato il lavoro di un anno difficilissimo per i nostri ragazzi. Noi ovviamente ci siamo fatti tante risate, loro chi più e chi meno, però comunque sono stati gentilissimi. Li ringrazio, li ringrazierò tanto per essere venuti qui, per avermi dato la possibilità di divertirci insieme e per aver fatto conoscere anche a voi delle parti un pochettino differenti anche della loro vita, non solo professionale ma anche privata. Dovevamo concludere il gioco, diciamo, facendolo nel minor tempo possibile, perché come ho spiegato in puntata non ci aspettavamo questo campionato ricco di impegni, tutti concentrati alla fine, non volevamo disturbarli nelle nostre appunto puntate, per cui riusciamo a racchiudere il tutto. Iniziamo con il primo terzetto con due attaccanti, si può dire, che sono stati dei supereroi in quest'anno per la scalata verso la salvezza. King Gudò. Buonasera. Roberto Bianco. Buonasera a tutti. E poi Nicolò Cabras. Buonasera, buonasera. Allora ragazzi, come siete? Felicioni? Sì, felicissimo. Sì. Soddisfatti? Sì, sì, certo. Direi di sì. Dunque, siamo in tre. Normalmente giochiamo con un calciatore basta. Questa volta non vi farò domande personali perché non abbiamo il tempo, quindi andiamo dritti al giochino. Prima di tutto vi siete consultati voi tre, avete deciso per quale maglia concorrere. Sì, Amaranto. Amaranto, benissimo. Quindi Amaranto, abbiamo il big Luca La Rosa che ha totalizzato il maggior punteggio, 16, Nunzio Lella, Andrea Cadili, Giorgio Altare e Cristian Arboleda. Quindi voi farete parte della maglia Amaranto, vediamo come andrà oggi, vediamo se riuscirete a portare a casa un buon bottino. Il gioco riprende sempre quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno. Una parte pratica che dovrà essere fatta contemporaneamente alle domande di cultura generale. La maggior parte sono sportive, altre un pochettino più difficili, altre insomma banali, però insomma, dovevo un attimino mettervi in difficoltà. Oggi avete il gioco della plastilina. Come è successo sempre durante l'anno, avete dei titoli da scegliere di film, di cartoni animati, di canzoni e rappresentare ciascuno di voi un disegno con la plastilina, quindi delle formine che ricordino il titolo in questione. Ogni volta che sbagliate si passa al compagno successivo, sia per quanto riguarda le domande che per quanto riguarda il lavoro svolto con la parte pratica. Alla fine ci sarà un punteggio totale. Cercate di fare delle cosine abbastanza semplici ma riconoscibili, altrimenti non vi posso premiare. Ok, 6 minuti al posto di 4, perché ovviamente sono in 3, quindi un pochettino più di spazio. Ricordo ovviamente al pubblico a casa, io sono a distanza, i ragazzi sono ravvicinati, fanno parte di un gruppo squadra, quindi hanno già il loro regolamento da seguire per quanto riguarda le regole di sicurezza per il Covid, per cui possono essere così ravvicinati. Ragazzi, Roberto non mi guarda, in crisi totale. Sto pensando a cosa fare. Roberto è... Sto pensando a cosa fare. Va bene, allora loro più o meno hanno già visto i titoli a disposizione, sono partiti con un titolone e poi si sono resi conto che forse non era il caso e hanno scelto qualcosa di più semplice, ovvero... Nella vecchia fattoria e quindi mi aspetto di trovare degli animali da fattoria fatti molto bene. Ok? Ci siete? Sì, sì. Benissimo. Allora, sportivi ragazzi, sportivi carichi e concentrati. Avete 6 minuti a partire da... Pronto, King? Sì. Quando passate il foglio bianco con tutte... Chi ha in mano ancora della plastilina può continuare a fare. Poi quando vi ritornerà indietro il disegno potete aggiungere. Okay, mi raccomando. 1, 2, 3, via. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Inter, Varese, Legnano? Cagliari. Sbagliato. Qual è stata... Passa Roberto. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Inter, Varese, Legnano? Legnano. Bravissimo. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Piero, Totti, Inzaghi, Del Vecchio? Inzaghi. Sbagliato. Passa a Nicolò. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Legnano. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Piero, Totti, Inzaghi, Del Vecchio? Del Vecchio. Bravissimo. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Gatto, cane, capra, mucca? A mucca. No, ho sbagliato da capo. King,
Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Inter, Varese, Legnano. Legnano. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Piero Totti, Inzaghi e del Vecchio. Del Vecchio. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Gatto, cane, capra, mucca? Cane. Sbagliato, da capo. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Inter, Varese, Legnano. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Piero Totti, Inzaghi e del Vecchio. Del Vecchio. Bravo. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Gatto, cane, capra, mucca? Cane. Sbagliato, da capo. Vai a Nicolò. Qual è stata, ragazzi, continuate a macinare animaletti voi. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Bene. Chi segna il gol del vantaggio del Vecchio. Bene. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Gatto, capra. Cane. Bravo. Quale film Walt Disney realizzò nel 1937? Dumbo, Biancanevi, Sette Nani, Topolino, Fantasia? Topolino. Sbagliato, passa King. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari, Inter, Varese, Legnano. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Piero, Totti, Inzaghi, del Vecchio? Del Vecchio. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Gatto, cane, capra, mucca? Capra. Bravo. Quale film Walt Disney realizzò nel 37? Dumbo, Biancaneve e Sette Nani, Topolino, Fantasia? Topolino, Fantasia. O Topolino, Fantasia, dammene una, ma tanto è sbagliata. Quindi una delle prime due, o Dumbo, Biancaneve e Sette Nani. Vai Roberto, qual è stata la prima squadra? Ok, chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale del di Vecchio. Del Vecchio. Quale animale sarebbe il miglior capra. Compagno? Capra. Quale film Walt Disney realizzò nel 37? Dumbo, Biancaneve e Sette Nani, Topolino o Fantasia? Biancaneve e Sette Nani. Bravissimo. Perché Anastasi dovette rinunciare al mondiale di Messico 70? Una lite con Rivera, la scarsa forma, un allaccio di un difensore, un buffetto sui testicoli. Un buffetto sui testicoli. Bravissimo. Chi ha vinto la Serie C nel 2020? Vicenza, Entella, Pisa, Cosenza? Vicenza, Entella, Pisa, Cosenza. Dimmi. Vicenza. Bravissimo. Città veneta famosa per la grappa. Venezia, Bassano, Verona, Padova. Padova. Da capo, vai Nicolò. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Cagliari. Legnano. Bravo. Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale di Euro 2000? Del Vecchio. Quale animale sarebbe il miglior compagno a per capra. L'uomo? Quale film Walt Disney realizza nel 37? Biancaneve e Sette Nani. Bravo. Perché Anastasi dovete rinunciare al mondiale del 70? Buffetto sui testicoli. Chi ha vinto la Serie C nel 2020? Vicenza, Entella, Pisa, Cosenza? Vicenza. Ok, città veneta famosa per Bassano. La grappa. Bassano, bravo. Quante stelle ha la bandiera americana? 60, 51, 50 o 48? 50. Bravissimo. Quali sono i colori sociali del del Matelica? Rosso blu, bianco nero, bianco rosso, grigio blu? Bianco rosso. Bravissimo. In che anno Leonardo Bonucci passò al Milan? 2017, 18, 16, 19? 17. Bravo. Quale cantante fu nel 67 la prima afroamericana femmina ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone? Sister Act, Tina Turner, Edith Piaf o Whitney Houston? Whitney Houston. Sbagliato, da capo. Viking. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Chi segna il gol del vantaggio azzurro nel finale Euro 2000? Quale animale sarebbe il miglior compagno nello spazio? Capra. Bravo. Quale film Walt Disney realizzò nel 36? Bravissimo. Perché Anastasi dovette rinunciare al mondiale? Testicoli. Buffetto sui testicoli. Chi ha vinto la Serie C nel 2020? Vicenza. Città veneta famosa per Bassano. La grappa. Quante stelle ha la bandiera americana? 60, 51, 50, 48? 60, 51, 50. 50. Bravo. Quali sono i colori sociali di Matelica? Rosso blu, bianco nero, bianco rosso, grigio blu? Bianco rosso. Bravo. In che anno Leonardo Bonucci passò al Milan? 2017. Ok. Quale cantante fu nel 67 la prima ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone? Sister Act, Tina Turner, Edith Piaf. Turner. Bravissimo. In quale stato americano si trova, secondo il creatore di Simpson, l'immaginaria città di Springfield? Washington, Texas, Illinois o l'Oregon? Sparala. Washington. Sbagliato, da capo. Vai Roberto. Qual è stata la prima squadra in cui ha giocato Gigi Riva? Chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale? Vecchio. Ok. Quale animale sarebbe il miglior compagno dell'uomo nello spazio? Capra. Quale film Walt Disney realizza nel 37? Dumbo, Biancaneve e Sette Nani. Perché Anastasi dovete rinunciare al mondiale in Messico 70? Un allaccio di difensore. No. Buffetto sui testicoli. Buffetto sui testicoli. Ok. Chi ha vinto la Serie C nel 2020? Vicenza, Entella, Pisa, Cosenza? Vicenza. Che città veneta famosa per la grappa? Venezia, Bassano, Verona, Padova? Bassano. Quante stelle ha la bandiera americana? 60, 51, 50, 48? 50. Quali sono i colori sociali del Matelica? Rosso, blu, bianco, nero, bianco, rosso, grigio, bianco, blu? Rosso. Ok. In che anno Leonardo Bonucci passò al Milan? 2017. 2017. Quale cantante fu nel 67 la prima cantante afroamericana a apparire nella copertina del Rolling Stone? Sister Act, Tina Turner, Edith Piaf, Whitney Houston?
destinatario. Bravissimo! In quale stato americano si trova, secondo il creatore di Simpson, l'immaginaria città di Springfield? Washington, e non è quella. Texas, Illinois o Oregon? Illinois. Sbagliato da capo. Vai Nicolò, qual è stata la prima squadra in cui hai giocato? Ok, chi segna il gol del vantaggio azzurro nella finale del di... vecchio. Quale animale sarebbe il miglior compagno per l'uomo nello spazio? Capra. Quale film della... Ok. Siete stati bravi, 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 bravi. Allora, siete arrivati a 11. È sempre lì, la media è sempre di 11 domande. Allora, io vedo un cavallo che è carinissimo. Poi abbiamo un... No, questo no, questo no. Quello no. Poi abbiamo un animale bianco. Il cane pastore. Non volevo fare la pecora, però stavo tagliando pezzettini per fare la lana. Vai, metti un attimo la lana, perché è meglio la lana del cane bianco. No, King, fai vedere questo cavallo. Che... È bello. È bello, ragazzi. Cioè, King vi vale un botto di punti. Fallo vedere bene. Vediamo un attimo. Questo vale triple. Se riusciamo a farlo vedere. Tienilo su così, eh. Guarda, prova ad avvicinarti alla... Ecco, 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 sta girando. Eccolo, giralo. È bellissimo! Bravo, bravo, bravo King. Ok, io direi che anche se da Roby ha provato a fare qualcosina ma non è riuscito, apprezziamo comunque l'impegno. Stavo facendo il cavallo, ma... E allora c'è stato un disguido tra voi due, io direi... che un 8 non ve lo leva nessuno. Il cavallo è bello, la pecora era incompleta, ma alla fine ci siamo riusciti, apprezzo l'idea dei pallini con la lana. Quindi, alla fine faremo il conteggio, avete preso 8 da parte mia e 11 domande. Segneremo e vedremo cosa faranno gli altri per capire quale squadra avrà vinto. Vi siete un pochino divertiti? Sì, un sì, pochino. Sì, certo. Va bene, dai. Grazie per essere venuti, per aver partecipato. Ripeto, in bocca al lupo per le prossime gare. Io spero di urlare i vostri nomi al microfono dall'alto, va bene? Salutiamo tutti e ci vediamo al prossimo gioco. Grazie. No, non ci vediamo al prossimo gioco. Vorrei far firmare il pallone, come abbiamo ovviamente fatto durante tutto l'anno, e a questo punto anche voi diventate portieri per un giorno. Bravissimo. Pennarello lì. Mettete la firma e inoltre, siccome io oggi volevo andare velocemente, ho dimenticato di dirvi questo, c'è anche il gioco del gol autogol. Considerando che siete a un punteggio di 13,5, potete decidere se giocare oppure no, consultatevi. Ma è buono 13,5. 13,5 è un guarda la media dei tuoi compagni. L'unico che ha fatto 13,5 è stato Paolo Tornaghi. Quindi potete decidere se giocare oppure no. Fai tu. Io la tenterei. La tentiamo. No, eccoli, coraggiosi, subito, mi piace. Allora, facciamo così. Metto a distanza. Mischiamo le carte, ricordiamo al pubblico che il gioco del gol autogol, proprio perché si chiama così, può permettere ai ragazzi o di aumentare il loro punteggio fino a un massimo di 3 punti oppure di ridurlo al di sotto di 3 punti con ovviamente il punteggio intermedio. Chi se la sente di estrarre? Nicolò? Va bene. Ah, che ti ho visto lanciato? Hai tutta la responsabilità addosso, vai. Fallo vedere. Più 2. Bellissimo punteggio, bravo Niccolò. Allora ragazzi della squadra Amaranto aggiungono ai 62 punti ben 15,5 punti. Ragazzi, fatevi un applauso. Grazie ancora per aver partecipato, buona serata e passiamo alla prossima squadra. Grazie.
Gallura Live. Gallura Live.